Signor Lanciotti, il suo mestiere è una tradizione che si perde nei secoli, che ora fa i conti con la crisi e anche con la concorrenza. Purtroppo sì, la crisi ce n'è tanta e la concorrenza che non si riesce a stare al passo con la concorrenza perché il piccolo allevatore purtroppo non ci riesce. La grande distribuzione. Le grandi catene di distribuzione quando è il periodo di Natale, di Pasqua ci ammazzano perché ti piazzano gli agnelli sotto costo e a noi ci rovinano. Nonostante questo c'è comunque lo Stato che chiede anche una pressione fiscale abbastanza elevata. Lo Stato, la pressione fiscale è come tutte le altre ditte, le altre non ci sono agevolazioni sulle pressioni fiscali, sulle cose che purtroppo ci tartassano, ci ritroviamo con tutte le bestie, con i microchip che siamo schedati dalla prima all'ultima, non ci possiamo muovere in nessun modo e qualche volta capita anche il problema di qualche microchip che non si ritrova, qualche bestia che viene sbrancata dai lupi che non si ritrova, che ci troviamo anche in difficoltà su questo. Sì. E il fatto comunque di avere un marchio IGP può essere una garanzia di qualità? Sì, il marchio IGP è una grandissima garanzia di qualità perché noi la tradizione è come si faceva 100 anni fa, il nostro prodotto viene fatto sempre nella stessa maniera e purtroppo non possiamo andare a competere con queste grandi distribuzioni dove si usano mangimi, dove si usa altra roba.